Trick Bernie got a whole bag of magic. The snare kick hat sample and raps all matching. Fashion and style forever getting better at it. The seventh letter of play to authentic pen and that's it. Scratching the surface, still got dues to pay. What will you say when there's no cool to play? Cucumber and cumber, all I do is keep fools at bay and try to stay away from what the stupid say. Bene ragazzuoli, eccoci qua con un nuovo video. Oggi un video speciale, un video diverso dal solito. Manca poco alla mia partenza per il Belgio. Ho voluto spendere questo giorno con un mio caro amico Simone Mancini. Oggi sono a casa sua, attualmente sono nella sua cucina. Vi faccio vedere le sue medaglie. Qui abbiamo la medaglia del super match, terzo posto degli esordienti. Qua terzo posto, questo è l'oro, un argento e questo qua primo e secondo classificato. Ah, Mancini, ha iniziato, adesso arrivo Mancini, ha iniziato da poco con Braccio di Ferro. Mi ricordo che quando aveva appena iniziato faceva le sfide, lo sentivo già molto forte e adesso effettivamente è diventato, oddio, non è Davide Cappa, non è Hermes Gasparini, però comunque è sulla buona strada. Niente, oggi ha una palestrina che dopo vi farò vedere, si chiama Jungle Gym. E vi farò vedere insomma come si allena, mi insegnerà qualcosina. E Simone, perché non viene a salutare? Ciao, allora, grazie. Guardate che bestia di uomo, fammi vedere se avambracci, dai. Allora, raccontaci di queste medaglie, dici un po' come... Devo salutare Davide Frari, Fraricello. Chi è? Fraricello, Davide Frari. E chi è? Ah, ma mi sa che mi ha scritto, no? Dai, lo invitiamo un giorno. Dai. Grande Davide, ci becchiamo presto. Allora, queste medaglie, Mancio, cosa rappresentano? Facci vedere. Niente, mi sono impegnato, dai, sono esordienti, non sono nulla di che, però comunque dai, sono un buon inizio. Okay. Un buon inizio, una soddisfazione. Qual è il tuo obiettivo ultimo del Braccio di Ferro? Vincere nei senior, sperare sì. Di passare, essere competitivo, si spera. Perché adesso parecchia gente mi uccide, sì. Però pian piano. Giusto, io il mio sogno è vederti scendere Davide Cappa. Davide Cappa. Però ti dico la verità, secondo me non succede. Bisogna avere la grappa. Bisogna avere la grappa come Davide. Eccoci qui nella tana, qui che praticamente c'è zero tenuta termica, si allena d'inverno con meno 10, d'estate con più 40, senza scuse, sì, nel buio perché la luce non va nemmeno. Ah, qua abbiamo un bellissimo manubrio che arriva a tipo tantissimi chili, bellissimo. Qua abbiamo il tavolo, abbiamo fatto le maniglie, i grippers, i martelli, abbiamo poi qua delle molle. Bilancieri lì, panca Scott con questo qua, mi diceva che era il bilanciere quello speciale che usa le reveals, quello calibrato, come si chiama? No, il supercar da competizione. Supercar da competizione, ok. È una machine modificata, poi delle ebook fatti per farla diventare mercolinare con la bilantezza. Qua si può usare come pulli la machine e il tavolo per farla cifra. È qui che i campioni vengono forgiati. Eh sì. Aspetta, ti aiuto io. Vai, fai il giro. Quant'è? Aspetta, fermo lì. 20 e mezzo? Sì, quasi 20 e mezzo, sì. Dai, se lo tiro, misuralo a me. 21. Zam, 21. 21. Bene ragazzuoli, io inizio il mio allenamento, faccio un allenamento proprio leggerissimo di spalle. Alzate posteriori, magari un po' di row, un po' di bicipiti. Poi vi farò vedere tutta la parte di braccio di ferro, magari facciamo qualche tiro, ma giusto per la tecnica, ok? Quindi niente di serio, perché Mancio mi diceva che di destro è leggermente infortunato. Quindi iniziamo subito. Bene ragazzuoli, eccoci qua con il primo esercizio. Vi chiederete, ma come mai Issa sei in voiceover? Beh, purtroppo la telecamera durante la registrazione ha deciso che l'audio non l'ha voluto registrare. Quindi ho deciso di fare questo piccolo voiceover per spiegarvi cosa stiamo facendo. Allora, il primo esercizio è semplicemente uno di back pressure, quindi cerchiamo di imitare quello che è il movimento al tavolo di tirata verso di se stessi. Questo esercizio allena principalmente il bicipite e il brachio radiale, insomma tutta la parte dell'avambraccio superiore, se così vogliamo chiamarlo. Semplicemente utilizzando una cintura di arti marziali andiamo a collegarla a un loading pin che è a sua volta collegato a dei pesi, che è il modo migliore per capire insomma quanto si sta utilizzando perché è carico diretto. Andiamo a praticamente imitare il back pressure al tavolo in questo modo, farò sia di sinistro che di destro in questo modo. Come vedete Mancini è alla mia sinistra e mi sta dando delle indicazioni. La cosa importante che mi diceva è tenere il tutto allineato, cercare di tenere il polso il più neutrale e dritto possibile, perché nel momento che andiamo a girare, cioè supinarlo, diventa troppo un esercizio per i bicipiti e questo è principalmente per lavorare, come vi ho detto, il brachio radiale, ok?
Quindi questi erano, mi sembra, 15 kg. Abbiamo fatto un 4x8/10 a sfinimento all'incirca. Come vedete, cercare di mantenere una posizione relativamente simile a quella al tavolo, tenendosi qui col braccio destro, insomma, al pin, eccetera, eccetera. Nel caso in cui non avete tutta questa attrezzatura, si può semplicemente ovviare al problema utilizzando questo manubrio. Quindi penso che in qualsiasi palestra al mondo ci siano dei manubri. Basta prendere un manubrio e eseguire lo stesso identico esercizio con il manubrio. Molto molto semplice. Invece nel resto dell'allenamento, dove ho ripreso l'audio, vi farò vedere il nostro, insomma, quello che andremo a fare per il polso, per le dita, per il pronatore e alla fine un po' di tavolo, un po' di tecnica. Quindi buona visione. Allora, secondo esercizio, un esercizio per il polso. Questa qua è una maniglia speciale che quando la arrotoli ti permette già di avere della tensione sulle dita, perché praticamente tu quando tiri la maniglia cerca di aprirsi in questo modo, quindi devi essere forte con le dita per tenerla. Quindi in questo senso partiamo prima col sinistro, posizione classica da braccio di ferro, e si può fare in due modi, o con chiusura se mette per il polso, quindi il manometro del polso. Oppure si può fare chiusura con tutto completo. Io adesso farò solamente per il polso, isolamento. Cerca di non scomporti, chiudi la mano, stai come se fossi su un binario. Bravo, controllalo. Tieni qua le dita, non vicino al fulcro, cioè una volta che le tieni, mettiti comodo, tienile dure, non mollarle più. Fregare tutto il resto, devi solo pensare a tenere le dita dure, soprattutto mignolo anulare, sono le prime che ti scappano. Tieni, tieni, quando lasci andare, tieni, controllalo. È bello perché senti proprio queste due dita qua sotto, che sono le più Sì, quelle deboli, lì le che si sono aprono. le prime e Sì. quelle lì E sono quelle che devi pensare a tenere dure. infatti, cioè, sarebbe proprio, cioè, è bello perché proprio ti apre in quel punto lì. Vedi, proprio quando fai qua senti proprio tutta la pressione qua sotto. Figo, figo. Fai questo, come se lo spingessi qua verso l'esterno, non è meglio così. Vedi, verso fuori. Anziché fare questo, vedi. Sì, Ok. dentro. Ok, ho capito, ho capito. Ah, vena mancinica. Vena bicipite.
vedi che non tiri indietro. Se te tiri così, uno fa così. Se te tiri così, non senti neanche sulle dita, uno ti tiene lì. Senso qua così. Esatto, però devi tenere le dita pure, perché se te tiri di qua, ma le tue dita non tengono, non senti la forza. Se invece te tiri, chiudi, cioè se io faccio così, tengo questo qua duro, le dita dure che rispondono bene, vado giù così, lo blocco unico, vedi che è un'altra cosa. Ok, le dita dure ti mancano. Meglio? Così meglio. Ok, quindi mi posto qui, prendo le dita, esatto. mi metto bello alto, esatto. Attivo un po' il pronatore, un po' il back pressure, esatto. Poi inizio a flettere il polso, io qua, tantissimo, apro, scendo. Esatto, però te ricordi che se uno è qua, magari qua fa perde, però c'è anche il dorsale, guarda, tipo fai un po', okay. Metti in quella posizione, tipo qua così, ok. Ok, uno può fare, cioè vedi, magari io tipo perdo qua, con la cinghia, vai, sì. Tipo ti faccio sentire un po', uno fa così, sì. Però vedi che io se, magari io perdo questo, perdo la flessione del polso così, però senti, tipo guarda il brachio radiale del polso, guarda il pronatore, guarda, posso ancora fare questo, sì, sì. Cioè io vado, io magari te senti te parti faccio così qua, sì. Però te, se uno è così non ho ancora perso con le cinghie, perché uno può fare così, sì, e, ti, sì, e sì, anche sì. Già qua tira ancora, parto, due dita, back pressure, tac, esatto, quello. Senza perdere le dita, un po' di poco di resistenza, però qua fai meno. Così va bene. Pian piano devi fare così capire, perché adesso se tiri è inutile che tiri. Sì, sì, sì. Buono. Bravo. Abbiamo un piccolo intruso nella home gym. Vediamo, ha un po' paura, poverino, vediamo se riesco a riprenderlo. Sì, mi sembra sia tipo un anatroccolino, mi sembra. Qua c'è piccolo. Un amico, ci sono le altre. Hai paura, piccolino. Tranquillo, quando ci facciamo male. Bene ragazzi, siamo in macchina con Simone e stiamo portando l'uccellino, vedete qua. Abbiamo scoperto alla fine che sembrerebbe essere un cucciolino di piccione. Praticamente, siccome non vogliamo lasciarlo lì abbandonato, lo porteremo da una signora. Abbiamo contattato sul gruppo Facebook della zona, c'è una signora che forse li prende, li alleva, insomma. Com'è andata questa giornata, Mancio? Bene. Capica. Capico. Gasparini come... I ain't a one trick pony, got a whole bag of magic. The snare kick hat, sample and raps all matching. Fashion is all forever getting better at it. The seventh letter of play to authentic pen and...